due ragazzi, 2 anni e mezzo di lavoro per fare un videogioco. In Ticino nessuno prova a imbarcarsi in questa avventura, perché è veramente un'avventura. Questi due ragazzi ci hanno provato e hanno creato The Adventures of Captain Potato, un platform vecchio stile, molto molto carino e cartunoso. Io fin da piccolo ho sempre amato i videogiochi di ruolo, particolarmente gli RPG, e soprattutto le saghe di Legend of Zelda e Final Fantasy, che hanno infatti influenzato tantissimo lo sviluppo di questo progetto. Prendendo in mano un gruppo di peluciotti, parte l'idea: ma come sarebbe allora? Il peluche rappresentava il personaggio di Captain America della Marvel. Aveva una forma ovale, un peluche piccolino, e quindi prendendolo in mano mi viene in mente: ma un giorno lo userò come personaggio principale di un mio videogioco, lo chiamerò Captain Potato in base alla forma. Parte all'inizio come un mio progetto personale sviluppato nel mio tempo libero. Qualche mese dopo viene proposto come progetto societario per la GRA, casa software. Qualche mese dopo conosco Johnny Pagani, va assunto come artista principale per lo sviluppo del concept art del gioco, che dura circa 3-4 mesi. Dopodiché partiamo subito a creare i personaggi, i livelli e l'arte. Il progetto è partito ufficialmente in novembre del 2015, sono 3 anni e mezzo di sviluppo, è stato un percorso molto lungo infatti. Stiamo sviluppando adesso principalmente per Windows, più avanti lo porteremo sicuramente su Linux e altre piattaforme di PC, eventualmente anche su console se ci riusciamo un giorno, sperando di sì. Passare dal disegno statico al disegno in digitale in HD, c'è un bel percorso da fare, anche per quanto riguarda le animazioni e tantissime cose che sono presenti nel gioco, soprattutto perché è un gioco costruito ad asset, quindi tanti disegni sparsi, poi vengono messi insieme per costruire in sé il mondo di gioco. E c'è questo ambiente fantasy, ho preso riferimenti da titoli come Dragon Quest, Pokémon, e tutto quello che è molto colorato e molto vivace per dare l'idea proprio di un cartoon. Diciamo che l'idea era quella di sviluppare un gioco 2D, o meglio 2,5D, con l'impostazione classica di gameplay, ma con uno stile grafico totalmente rinnovato in HD.